Riunione di redazione di questo venerdì è una giornata che ci porta già a una gara di campionato. Scende in campo la Lazio contro lo Spezia. Ieri ha giocato la Juve, domani giocano un po' tutti. Insomma, non capisco dove c'è l'euro qua. Alla giacca? Non so perché mi devo mettere a posto bene, mi ha detto cosa. Mi avete fatto andare Partito in. benissimo Ah, da qua, qua. Loa, L'ho eh? messo a posto, direttore, perché ero me sa, mi sono Ma in vestito la. diretta? Siamo Sì. Ecco, drammaticamente in diretta. Sì, mi mandi una lettera a non si direbbe riguardo. da come ha affrontato l'inizio della trasmissione. Si dia un tono e parta, forza! Allora, benvenuti, cominciamo. Hanno giocato tutti, domani c'è il campionato già stasera. Saluto Caronni, Buongiorno a tutti. saluto Longoni. Ciao Maurizio, saluto tutti. Nel suo cunicolo lì, è praticamente nascosto nel suo bunker, Mari, Daniele Mari. Ciao Ciao Maurizio, bentrovati a tutti. Ma guarda, ma quale Daniele. bunker? Questo è uno studio di 15 metri quadri, che bunker. No, ho già detto che se tu muovi la tua mano a destra c'è il bar, a sinistra c'è il cestino, sopra c'è un forno a microonde perché lui vive là Ma guarda che bello dentro. grande, io, a me No, l'ha lui. fatto vedere tutto, è bello spazioso. Questo non lo so. Andrea l'ha Sì. visto nella sua magnificenza. Va bene, comunque questo lo so, il direttore dice chi C'ha se più ne soldi frega. mai di Zang, Lo so, eh? beh, è Quindi, ideato lui, cosa ti devo dire. C'è il torniamoci. direttore Fabio Ravezzani che avete già sentito, risaluto. Sì, ti inviterei anche a non sminuire la location dove i nostri corrispondenti operano in maniera esemplare. Ecco. Va bene. Oggi Dallò sta infilando una serie di rimproveri dal direttore. Vai Mauri, Ed è vai. un minuto e mezzo di diretta. Beh, Vai! intanto lo sappiamo che è molto lunga da stemperare la cosa, però Dimmi, di cosa mi parla? Dimmi. parlerei subito di Juventus. La cosa ci piace, Sì. avete messo un piccolo tassello per Ah, pensavo più dal ritornare a. pullman. Ah, No, 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 che sì. pullman. Un piccolo tassello per arrivare sempre più in là in Europa. Tra un po' tornano i 15 punti, tra un po' Sì? tutto bello, la primavera, il sole, la Juve. Che Dio ti ascolti, me lo auguro, però credo sia un pochino più complicata. A partire dalla gara di ritorno di giovedì prossimo, è chiaro che ieri il risultato va bene, la prestazione, ne parlavamo anche prima su YouTube con il direttore, un po' meno, ecco, quello sicuramente, secondo me il piano tattico era più o meno sempre solito difesa e contropiede, il problema è che non si è mai riuscito a ripartire ieri. Ieri E male. malgrado avessi tutto il meglio possibile, no? Per andare in contropiede, intendo Di Maria, Chiesa, se vogliamo che Cuadrado e Kostic come esterni, però non ripartivi mai, troppi errori tecnici e poi avendo un centrocampista in meno, secondo me abbiamo ballato tanto, soprattutto nel secondo tempo. Detto ciò, 1-0, il risultato va benissimo. E adesso speriamo di avere un pochino più di equilibrio nella gara di ritorno per andare in semifinale. È un bel discorso, ci piace Grazie. molto, no, è molto bello, molto lineare, insomma, una Juve che lo stesso Allegri, insomma, ha detto il calcio non è matematica, insomma, ha fatto capire che è aritmetica, che l'importante alla fine è portare a casa i tre Sul punti. discorso delle punte lui lo diceva quello, No, nel no, l'ha detto senso. proprio anche, però credo anche sulla prestazione un po', Sì, no? no, per dire, non C'è la è. pillola, eh? Come fai a sentire? Beh, dimmi tu, nel caso la sentiamo dopo. Detto questo, il discorso era sulle punte, nel senso che non è detto che si mette tre punte, più come dicevo prima, Kostic e Cuadrado, due esterni offensivi, per forza fai tante azioni da gol. Ieri la Juventus ha avuto molto Dai, poco ieri ti è andata equilibrio. bene, ti è andata molto Ieri sì, è bene. andata bene, ogni tanto una fettina di sedere serve anche a noi, no Ah, la Mauri? famosa fettina Di di sedere, sedere, eh bravo. sì. Sì, no, vabbè, cosa ci piace. Direttore, condivide, è un buon momento, la Juve sorride all'Europa. Poi, insomma, magari non bisogna proprio essere, perché mi sembra che anche là, poi a Lisbona, non sarà così facile giocare, però magari lì vi trovate meglio. È vero, Speriamo. Il direttore, la Juve che clima, sì. cambia un po', si trasforma in terra di Lisbona. Boh. No, ma io usavo questo paradosso prima su YouTube proprio con Caronni. Ieri sera, che ero tranquillo il mio giorno libero, ero a casa, metto lì con Raimondino, dico guardiamo la partita della Juve, non avevo mente locale, no? Dopo un quarto d'ora di partita, mi ricordo che ho pensato, beh, insomma, per essere a Lisbona però stanno tenendo abbastanza bene il campo, no? Poi vedo che inquadrano due o tre tifosi della Juve e dico, ah, ci sono un po' di tifosi della Juve al seguito. Poi Ah. guardo bene e dico, ma questi sono lo stadium. Cioè, la Juve ha giocato talmente male che io, che in quel momento ero distratto, ero convinto che stessero dignitosamente reggendo lo Sporting a Lisbona. E
è stata una cosa imbarazzante la Juventus di ieri, cioè veramente imbarazzante, sotto tutti i punti di vista. Poi è andata bene, perché il calcio è fatto di queste cose qui. Il calcio, abbiamo visto il Real Madrid eliminare il Barcellona giocando molto peggio del Barcellona, vincere una Champions League giocando molto peggio. Con chi è che l'hanno vinta l'anno scorso? Che gli hanno fatto un mazzo così e poi alla fine ha vinto Carletto. Con Liverpool. Intendo dire che ci sta anche questo nel calcio, ma non puoi basare su questo la tua stagione, perché se giocano così a Lisbona li travolgono. Sì, se non ripartiamo mai, sì. Io poi credo che il piano tattico sarà lo stesso. Non credo rivedremo le tre punte a Lisbona, onestamente. Però credo che l'idea sia più o meno sempre quella di aspettare e ripartire, ecco. L'importante per me è ripartire bene. Io non è un problema per me dire parto e poi giocare in contropiede, però fallo bene il contropiede. Ecco, quello sì. Ieri no. Ieri è un non periodo di flessione di Di Maria? Sì. Qualche partita che... Da dopo la sosta. Dopo l'ultima sosta, quindi cosa sono, tre partite che abbiamo giocato, mi sembra, forse più la Coppa Italia, forse quattro con la Coppa Italia, ecco, è un po' sottotono. Mick, anche lui tornava da due mesi e passa l'infortunio e lo si è visto, peraltro non che Vlahovic quando è entrato abbia fatto meglio. L'unico che ha avuto qualche scintilla è Chiesa. Il problema di Chiesa è che però ha una metà campo sola, cioè in fase difensiva non si dà praticamente nulla, e quindi in mezzo abbiamo veramente ballato. Ieri per me Locatelli, magari anche per colpa di tutti gli altri, però è stato nettamente il peggiore in campo. Daniele, e poi dopo parliamo, Mauri, anche di questa scena di Paredes, che mi ha ricordato un po' Seedorf con le ciabatte, esatto. Che Paredes non aveva la maglietta per entrare e Allegri da di matto. Ma tanto, sapete perché non aveva la maglietta Paredes? Perché aveva visto Miretti che stava entrando, allora ha detto, vabbè, tanto non gioco neanche oggi, l'aveva regalata a un tifoso. Addirittura? No. Sì. E quando gli hanno detto, no, guarda che entri, allora ha dovuto scappare al spogliatoio e prendere l'altra. Ma scusa, ma avrebbe finito i cambi la Juve? Sì, sì, sì. Perché ha dovuto togliere sia Szczęsny, no, Szczęsny. Beh, però non, Paredes mi sembra che abbia già un futuro piuttosto segnato, quindi è inutile continuare sempre a puntargli il dito addosso. Cioè, vabbè, secondo me non ha neanche più voglia. Sono robe che non esistono, dai. Sì, ma non ha neanche più voglia. Però fa ridere, due giorni prima litiga perché non gioca mai. Beh, ma lì sono capricciosi. Sono capricciosi. Vabbè, però... Ah, tra l'altro forse giocando la titolare domenica, però vabbè, quello per il turnover. Lo si riconosce in Paredes, evidentemente. Io non volevo fare la riunione di redazione, però direttore lo vorrei anche dire. Però io no, sono... ma mi scusi, ma se lei dice vabbè, ma dai, ci può stare, vuol dire che lei farebbe così. Cioè, nel momento che io la lancio per fare un intervento, una cronaca, lei dice mi sono dimenticato il microfono. Non esiste. Vado da Daniele Mari, che è più simpatico, torno nel suo gabbiotto. E Daniele Mari, allora scusami se mi permetto, vedo che anche è euforicizzato il signor Allegri dal fatto che dice ho ritrovato il DV9, cioè di aver ritrovato insomma un Vlahovic. Ma che lo dice lui, Bella, però... è un titolo di tutto sport. Beh, però sembra che sia, no? Cioè... Ma ha partecipato al gol, per il resto non allora, ha niente, fatto facciamo granché. Sentiamo la pillola sui tre attaccanti della Juve di Allegri, così almeno facciamo anche un minimo di discussione, lo ascoltiamo Allegri. Vlahovic stasera è entrato, nel gol ha colpito di testa, è stato molto bravo, veniva da un colpo a Roma con la Lazio, è un attaccante forte, giovane e quindi è sempre... direi giocatore più, diciamo, insieme a Milik e a Ken abbiamo tre attaccanti molto forti. È normale che poi con tante partite che abbiamo a disposizione dovrò in base scegliere qual è che dovrò far giocare, o uno da solo o tutte e due, o a volte due insieme, ecco. Però sono molto contento della prestazione. Molto contento della prestazione. Allora Daniele, Vlahovic è entrato al 17° della ripresa, insomma, ha influito, ha partecipato e quindi ci stanno già pensando se darlo via. Perché oggi ho letto che
fa parte del progetto. Ma scusa, ma l'ha detto ieri Calvo, eh? Ho capito, però fa parte del progetto. Ecco, per quello che gli hai detto. Cosa ti deve dire? No, lo cediamo in estate. Vabbè, allora, ragazzi, se vogliamo non fare nessun tipo di discussione, chiudiamo. No, facciamola, però è inevitabile che dica una che cosa, fa parte del progetto. E questa cosa va contestata, è inutile che continuiamo a dire. Cioè, se lo doveva dire, non l'ha detto. Ma da nullo totale adesso rientra nel progetto. Ma non è un attacco. Però io vorrei sentire Maurizio. Daniele Mari che cosa l'abbiamo tenuto a fare. Ma ti dirà lo stesso, credo, su quella dichiarazione. Ma se c'è Daniele Mari a Roma, chiuso dentro in uno stanzino in penitenza, lo vogliamo far parlare o no? Grazie. Ma guarda, ma io su Vlahovic resto della mia idea, nel senso che sicuramente non è una buona stagione, al di là dei commenti di Allegri sul colpo di testa di ieri. Però io, se non ci sono motivazioni economiche che costringano la Juventus a fare una cessione di quel tipo, io nella rosa attuale della Juventus è l'ultimo che cederei, perché continuo ad avere la percezione che un Vlahovic, allora già il problema di pubalgia è un problema che per gli attaccanti è parecchio fastidioso e te lo porti dietro tutta la stagione, però io continuo ad avere la percezione che Vlahovic sia un attaccante, adesso ha steccato la stagione, va bene, sia un attaccante che può facilmente andare sopra i 20 gol la stagione, e continuo ad averla forte. Bravo. Questa percezione, quindi chiaramente se non ci sono motivi strettamente economici, se mi chiedi una valutazione tecnica sul giocatore, è l'ultimo che cederei nella Juventus. Non vedo un giocatore che mi dia questa percezione di forza, forse solo su Bremer ho la stessa percezione di un giocatore che ti possa cambiare un reparto, però su Vlahovic continuo a rimanere dell'idea che sia un attaccante che può agilmente andare oltre i 20 gol in stagione, tutti gli anni. Fabio, però la strategia mi sembra, tu ci insegni, la strategia è valorizzarlo fino in fondo per venderlo bene, se no è chiaro, si va a rovinare un calciatore anche a livello di eventuali guadagni, perché se prima valeva 100 e tu proponi 70 e te ne danno 60, fai già l'affare, no? Quindi è inutile disfare definitivamente un calciatore che arriva a Torino con tanta ambizione, ma poi non è durato molto questa ambizione. Sì, io non credo che Vlahovic sia il nuovo Piontek, no? Cioè quel calciatore che per un anno o per sei mesi sembrava un fenomeno e poi invece si è rivelato inadeguato, non all'altezza. Però è vero che Vlahovic ha fatto, io gli ho visto fare in questi tre anni in cui si è visto in Italia, a volte delle cose meravigliose e altre volte invece una serie di prestazioni anche con la Fiorentina sconcertanti. Pensavo che fosse dovuto solo alla giovane età. In realtà è probabile che lui sia proprio così. Allora, la sensazione che ho io è che ovviamente Vlahovic non è quello che stiamo vedendo adesso, è sicuramente meglio, ma per me non è un attaccante, soprattutto nelle attuali situazioni in cui versa la Juventus economiche, non è un attaccante su cui puoi investire 80 milioni di euro cash e dargli 8 e mezzo all'anno lui. Quindi prima la Juve si rende conto che è stato sovradimensionato Vlahovic, che rimane comunque un giocatore che magari va altrove in Inghilterra e fa bene, ma secondo me quando Allegri lo prende dice beh, in Europa chi c'è? C'è Haaland e poi c'è lui, no? Mi pare, ha citato Haaland, forse un altro. Mbappé è lui. E purtroppo non è così. La Juve sperava che fosse così. Io ero convinto che Vlahovic fosse un gradino sotto Haaland e Mbappé, ma solo un gradino, invece è 4 gradini sotto. Davanti a Vlahovic in Europa ci sono tanti altri attaccanti. E quindi la Juve prima se ne rende conto, prima, a mio avviso, riesce a venderlo bene, cioè riesce a prendere gli 80 milioni da qualche parte in Inghilterra, okay, che ha pagato, e quindi fa anche una plusvalenza di una ventina di milioni, si toglie 8 milioni e mezzo terribili di stipendio, e punta su un attaccante più continuo, magari meno entusiasmante tipo? Come sembrava fosse lui. Fabio, ma tipo? Ah, questa è una bella domanda. Lì sono gli scout che devono andare in giro a trovare, però oggi Giroud è molto più determinante di Vlahovic ed è costato zero, è costato 1 milione. Dzeko è stato molto più determinante di Vlahovic fin quando è rimasto in piedi ed è stato preso a parametro zero. Tutta gente che prende la metà o meno della metà di Vlahovic di stipendio, senza arrivare a Osimhen. Però tu puoi trovare degli attaccanti. Ecco, adesso ti dico una cosa folle, prendi Beto, lo paghi 30 milioni di euro, sai che è un buon attaccante, ma che comunque è corposo, non ti illudi che ti trascini a vincere la Champions League, però prendi uno che poi alla fine, se vai a vedere minuti giocati, gol, posizione tattica in campo,
utilità, eccetera, e poco meno di Vlahovic. Certamente sarà un po' meno di Vlahovic, ma almeno metti in tasca, in cascina, un sacco di soldi in un momento molto difficile per la Juve. Sì, vero. Insomma, io dico sempre come rapporto e come confronto come la Lazio prenda Zaccagni, che magari non sembrava un grande fenomeno, però alla fine ti dà garanzia di gol. Il problema di Vlahovic è il prezzo. L'avessi pagato 35 milioni, massimo 40, con un ingaggio da 4-4,5, certo, nessuno direbbe nulla oggi. Lo so. A quella cifra è chiaro che devi riflettere diversamente. Se poi tu volevi tornare su Paredes, io ti faccio dire di Paredes, ma dobbiamo andare in pubblicità prima. Va bene, capo. Ora poi parliamo di questo caso Paredes, visto che ho visto che si è... Non ti piace il caso Paredes? Eccita. Ma onestamente Paredes, poca roba. Beh, però, non pubblicità, non male, pubblicità però, state con noi. Bentornati, allora, siamo sempre nelle riunioni di redazione. Per la tua gioia andiamo a vedere le Grazie. Immagini, perché è stato senza un po' audio. Ovviamente, direttore, senza audio. Sì. Scusatemi, io mi sono preparato per questo. Comunque, no, volevo fare dei complimenti perché precisare che siamo sempre durante la riunione di redazione era importante per chi ci sta seguendo. Magari pensava che fossimo invece su un'altra trasmissione, da una pubblicità all'altra. È sempre bene ricordare, siamo sempre direttore, io vedo ad esempio se guardo Bonolis e dice sempre siete davanti un altro, cioè pure se la conosce tutto il mondo. A lei si ispira Bonolis? No, beh sì, un po' sì, siamo dei gemelli tutti e due, siamo dello stesso segno, siamo diversi, ecco, esatto. Sì. Vi faccio vedere, grazie, dura veramente 12 secondi, un arrabbiatissimo Max Allegri. Andiamo, facciamolo vedere. Eccolo qua, molto molto arrabbiato. Lo vedete? Ah, dice, eo! Dice, c'è il sole in Maremma. E poi finisce che va e sì. va via. Eccolo qua. L'ho già fermato. Bonucci che va sempre lì di mezzo. Cosa fa? Sì, va sempre lì a vedere. Quando succede qualcosa è sempre lì a chiedere cosa succede. Ma perché? È una portinaia. Anche con il Quadrado l'altra volta contro l'Inter. Ma perché? Sì, sì, sì. E no, l'hai visto, no? È andato lì a vedere. Ma lui è uno che si interessa, ha ragione. Sì, quello ormai. Cioè, anche il direttore legge i crawl, cosa vuol dire? Si interessa? Beh, è il mio dovere, soprattutto quando vedo certe cose. Però devo dire che, dai, ma sembra di essere su scherzi a parte. Sì. Cioè, lui dice, dai, entra! Perché poi mancava tipo un quarto d'ora alla fine, non era proprio l'ultimo minuto. Sì, sì, sì. E questo dice, mister, oddio, non c'ho la maglia. Me la sono venduta. Pazzesco. L'ho regalata. Capisco gli venga una crisi isterica, Allegri. Sì. Cioè, lì veramente... No, poi tre giorni dopo lo sfogo in allenamento non mi fai giocare. Non mi fai giocare, ti do una chance. Momento decisivo della partita. Devi andare a difendere. E prof, l'ho data al bambino. Ma perché com'è andata? Stava per entrare? Stava per entrare Miretti. Insieme a Pogba. Però non è entrato. Non è entrato, anche perché poi la palla non usciva mai. Ha cambiato idea. Allegri dice, no, no, niente Miretti, dammi Paredes. Lui appena vede va a regalare la maglia. Invece di però, esatto. Però è esasperante che sia diventato un pippone di questo tipo. Ma oltre a parte di essere pippone, come dici tu, ma è l'atteggiamento, no? Cioè, uno che non sta neanche a pensare che magari potrebbe entrare lui e dare la maglia, o in allenamento insomma non si impegna per nulla, ed è proprio l'atteggiamento. Ma anche se sai che ha già fatto i cambi, cioè durante la partita, esatto, devi guardare la partita, star lì, è un momento solenne. Anche Adli l'ho visto, vai, togli la maglia e vai a regalarla. Anche Adli l'ho visto sorridente vicino a Ibra, partecipava anche se era come ospite della partita. Parlami di Adli, che te lo dico dopo. Poi Adli forse non è neanche in lista, quindi non c'è neanche Adli. No, ma lo so, dico, però si sta sempre con la squadra, l'atteggiamento, sì, cioè, positivo. Allora vai già a cambiarti. Sì, il concetto sì. è quello. È come dire, beh, no, ragazza, già nello spogliatoio. Allora, raga, avete finito? Beh, io vado intanto che c'ho da fare e vado a farmi la doccia. Ho gente a casa, vado via prima. Così la faccio per primo e faccio la doccia. Cos'è? Non è da giustificare, Maurizio. Mi ricollego con Mari, che vuole dire la sua, l'ho visto dallo sguardo, Daniele, che vuole dire la tua su Paredes. No, ma Paredes è veramente la grossa delusione, perché Paredes, quando è stato preso, io me li ricordo i discorsi estivi sulla Juventus, Matteo anche se li ricorderà, sì, sì. Si diceva che il centrocampo della Juventus aveva tutte mezze ali e aveva un grosso problema di mancanza del regista basso. E quando la Juventus ha preso Paredes, si parlava di una... l'ha preso con una formula che le consente tranquillamente di rispedirlo a Parigi, ma si diceva è uno che il riscatto
deve fare qualcosa di impensabile perché la Juventus non lo riscatti, perché è esattamente quel tipo di giocatore che manca alla Juventus, e quindi sarà un titolare fisso di questa Juve. In realtà Paredes, che guadagna sostanzialmente quanto Vlahovic, è veramente un giocatore inesistente in questa Juventus. Eppure, voglio dire, la Juventus di problemi a centrocampo, a partire da Pogba, ne ha avuti tantissimi, quindi Paredes avrebbe potuto avere chance di ritagliarsi uno spazio importante. In realtà è stato un flop micidiale da questo punto di vista. E ti è andata bene che non hai passato il turno di Champions, altrimenti dovevi riscattarlo. C'è un riscatto obbligatorio, quindi... Il paradosso è che a livello economico c'hai guadagnato a non andare agli ottavi di Champions. Quanto era il prezzo? Perché era 20 milioni più 7 di ingaggio a... Gli vorrei fare almeno 3 anni a Paredes. Ah, va bene, c'era decreto crescita. Una cinquantina. Una cinquantina e tra ottavi. Cioè, ti ritrovavi un altro Ramsey. Esatto. Sì. Il paradosso è che a livello economico c'è guadagnato a uscire dalla il Champions. Rischio Ramsey. Però vero. Andrà via lui e tornerà Arthur. Così. Ma lo daranno via istantaneamente. Sì. Vabbè, vediamo Arthur, che cifre. Arthur è possibile mandarlo via. Credo che anche Zaccaria sia sulla via di ritorno. Mamma mia. Sì, però Zaccaria, anche McKennie se Leeds non si salta. Però insomma, soprattutto Zaccaria, che ovviamente a bilancio ha una cifra praticamente vicina allo zero, dato che è arrivato a zero, commissioni escluse. E Zaccaria e secondo me anche McKennie, bene o male li ripiazzi. Ecco, Arthur è inamovibile, finché morte non ci separi, credo che rimarrà lì, c'è proprio da fare. Ma staremo a vedere un po' com'è. Io tra l'altro gongolo un po', direttore, perché stamattina mi hanno comunicato, è un extra campo questo, che se l'Atalanta dovesse recuperare i soldi dei prestiti che è in giro, una cosa e l'altra, portiamo a casa un settantello quest'anno. Spenderli. Io penso che l'anno prossimo possa nascere la Real Atalanta, no, direttore? Sì. Ma col nuovo allenatore. Ma chi avete in giro? Eh? Chi è che, quali sono questi giocatori? Beh, innanzitutto c'è il riscatto dal Monza di Capitan Pessina. Perché non retrocedono e prendi quei soldi. Poi hai Scalvini da cedere, hai ti dico, però hai anche ma ha detto che abbiamo un giro di riscatti di giocatori intorno ai 70 milioni, i 70 parte milioni. Pessina. Poi ce ne sono altri però, non mi ricordo quali però. Però ho dato una notizia brutta, si vede. Ma guarda Maurizio, ma l'Atalanta, l'ultimo dei problemi dell'Atalanta è come racimolare i soldi, perché se mette sul mercato Højlund e Koopmeiners, altro che 70 milioni. Koopmeiners non lo dà via quest'anno, lo dico io. Però l'Atalanta adesso rifà lo stadio, manca l'ultimo pezzo. Dal 5 giugno ad agosto dell'anno prossimo facciamo la nuova bombonera bergamasca. Vabbè, quindi... a Bergamo, in un mese l'ho tirata. Magari ti chiamano per inaugurarla. No, ci vuole un anno e mezzo. Perché devono fare cose belle, vedrete che stadio, vi inviterò. Va bene, detto questo... Chiedo scusa, lei conduce, quindi, ma stiamo parlando dei problemi della Juve, domani Milan gioca senza i titolari, l'Inter è un'altra partita, lei mi parla per 10 minuti all'Atalanta, che non sa neanche bene che riscata. Io non volevo condurre, direttore, però esaurito l'argomento... No, ma parliamo pure dell'Atalanta, facciamo Bergamo News, non c'è problema, però in questo momento ci sono notizie un pochino più stringenti. Mi ricorda molto l'Inter che potrebbe... c'è Radrizzani che prima Radrizzani vuole comprare l'Inter, i cosi, insomma, però l'Atalanta che potrebbe, ma non si sa bene come, avere 70 milioni dai riscatti è una notizia. Però addirittura non mi fa gongolare neanche un minuto, che tristezza. Vabbè, d'accordo. Szczęsny è tutto rientrato. Szczęsny è tutto rientrato, ha fatto gli esami anche oggi, ovviamente. Già ieri sera era abbastanza rientrato, da Juventus poi anche per, come dire, calmare un po' tutti, far stare tutti tranquilli. L'aveva già mandato in mixed zone con Perin a fare le interviste. Stanno bene. Pare essere stato un grande spavento, ora bisogna capire cosa ha avuto e perché si è sentito poco. Un'aritmia capita però, può però capitare. Per fortuna niente di serio. Vediamo, insomma, poi dovrebbe essere andato tutto a posto. Sono tranquillo con Szczęsny. Guarda, l'unico ruolo dove secondo me siamo veramente al top è la porta, perché tra primo e secondo veramente basta. Cambia quasi nulla, addirittura forse anche meglio per me, non lo so. Però ti dico, è l'unico ruolo dove veramente mi sento strasereno e stratranquillo. Sono molto contento. Ecco. Allora, passo vorrei poter dire lo stesso. Passare all'Inter, dove la cosa più bella che ho sentito nelle ultime ore sono le parole di Palladino, allenatore del Monza, che ha detto: vorrei tanto consolidare la mia salvezza, la salvezza della squadra al Meazza,
che quindi ha voglia di venire a darvi ancora fastidio dal punto di vista dell'andata. No, rido perché mi collego ancora con... Vabbè, allora ridi, cioè, se ti collego, no, mi viene da ridere perché rido io, sorrido, cosa devo fare? È solare, piangere? Maurizio. No, però sembra un po' godereccio anche. No, godereccio, però non vorrei mai che dopo il 2-2 dell'andata, non so, che il Monza venga qui a San Siro con qualche ambizioncella, perché dice che ha la squadra in crescita, che stanno molto bene, che hanno nel DNA rimontare le partite. Palladino è diventato un po' spucchioso, come Dallò. Prego, Mari. Beh sì, se Dallò dice che la cosa più bella nell'avvicinamento a Inter Monza sono le parole di Palladino, per il resto la noia del Benfica ce la siamo assorbita tutti questi giorni. Avete vinto, abbiamo fatto un panegirico da scudetto e campionato, da Champions League, siete in finale a Istanbul, andiamo oltre, no? Questa cosa non mi risulta della come finalista. Non ti risulta? Fai il ragazzo umile dentro lo stanzino buio. Eh? Non mi risulta affatto che l'Inter sia in finale a Istanbul. Comunque, per quanto riguarda il Monza, sicuramente il Monza, quando una squadra viene tranquilla a San Siro, generalmente sono guai. Perché quando una squadra viene con mente libera e affronta un Inter che ha nella mente chiaramente il ritorno di Champions League con il Benfica, ma deve assolutamente vincere. Ci sono tutti, e poi c'è il sold out dello stadio, ci sono tutti i presupposti per una serata complicata, però siamo alle solite con l'Inter non ha altro risultato, perché nelle scorse settimane abbiamo sempre detto i bonus dell'Inter in campionato stanno finendo, l'Inter sta rischiando di uscire dalle prime quattro, così facendo si rischia, l'Inter è fuori dalle prime quattro. Questo è vero, ma voi da mercoledì siete la nuova Inter, attenzione, non possiamo... Domani però il Milan non vincerà col Bologna, vedrai. Ma va? Ma a forza di confidare negli inciampi altrui, intanto il distacco dalla Lazio è diventato significativo. La Lazio è andata. Forse troppo a questo punto della stagione, quindi francamente i bonus sono molto più che finiti, quindi l'Inter ha un solo risultato domani e diventa una partita stradecisiva. Però c'è entusiasmo, che la mente... Daniele, dai, adesso la partita che non sbaglierete, vedrai. Ma... Lo dico seriamente. Come quella di Salerno, come ma... con la Fiorentina. Con il turnover. No, però sicuramente la vittoria di Lisbona è, da questo punto di vista, è sicuramente un toccasana. Perché l'Inter a Lisbona, io so che Maurizio non vuole parlare di Benfica-Inter perché no, vuole non parlare vuole, di... non è che non voglio parlare di Daniele. Ma l'Inter a Lisbona non ha solo vinto, ha convinto. L'Inter a Lisbona ha giocato una grande e partita. E allora c'è la nuova Inter, l'ho detto, c'è la nuova Inter che risorge. Eh sì, ma sai, la nuova Inter in Champions League è sempre stata questa, l'Inter, perché la partita che l'Inter ha fatto a Lisbona è esattamente la partita che l'Inter ha fatto a Barcellona. Il problema è che l'Inter di Champions non è l'Inter di campionato, per niente. E quindi se le ultime due partite hanno avuto anche una componente di sfortuna e di attaccanti che stanno vivendo un momento di appannamento molto importante. Prima il direttore parlava di Dzeko, ma non è che Lautaro e Correa... Quello più in forma di tutti è Lukaku, che è quello che non segna su azione dalla prima giornata di campionato, ma è largamente il più in forma di tutti. Ma quindi fa capire che qualche problemino là davanti c'è. Ma Daniele, fate... turnover nel senso, come dice... Turnover pesante o il solito turnover una volta Dzeko, una volta Lukaku? No, pesante no, io ho visto la formazione del Milan, ecco, quello è turnover pesante, se è quella la formazione, cioè 10-11, gioca solo Maignan praticamente. L'Inter no, un turnover di questo tipo non ci sarà. Dovrebbero giocare Lukaku e Correa, quindi sostanzialmente il gioco delle coppie in attacco... Sì. Continua, perché hanno giocato Lautaro e Dzeko a Lisbona. Ci sarà sicuramente qualche cambiamento sulle fasce. Mi aspetto di vedere Gosens al posto di Di Marco. Mi aspetto di vedere De Vrij dietro. Ma per il resto, per esempio, Barella, Brozovic e Mkhitaryan. Ecco, me li aspetto tutti e tre, perché Çalhanoğlu è recuperato, ma giocherà uno spezzone in vista del ritorno col Benfica. E sulla fascia mi aspetto la conferma di Dumfries, perché credo che Darmian riposi, avendo giocato tutte le partite, una volta da quinto, una volta da braccetto al posto del desaparecido Skriniar, credo che giocherà D'Ambrosio, e a quel punto riposerà uno tra Acerbi e Bastoni. Se riposa Bastoni, Acerbi slitta a fare il braccetto di sinistra con De Vrij centrale, se riposa Acerbi, gioca De Vrij centrale con Bastoni che tiene il ruolo di braccetto. Cioè, ma credo che possa Bastoni... Aslani neanche per sbaglio gioca. Vabbè, ma sai, Aslani ha giocato titolare a Salerno. Tra appunto, l'altro ha giocato molto bene, appunto, molto bene a Salerno. Quindi che... dovresti riproporlo, no? Beh, ma torna Çalhanoğlu. Quindi, nel caso in cui tu voglia far riposare Brozovic, se vuoi confermare Brozovic
contro il Benfica, fai una staffetta a Brozovic-Calhanoglu. Il problema di Aslani è che Inzaghi non lo vede mezzala. E non vedendolo mezzala, lui in questo momento ha davanti sia Calhanoglu che Brozovic. E quindi è chiaro che il minutaggio diventa sì, un problema. Io, per esempio, lo vedrei domani Aslani al posto di Mkhitaryan, che ha giocato 30 esatto. partite consecutive. Lo vedrei assolutamente. Però su questo Inzaghi è stato abbastanza netto e definitivo. Lui lo vede regista basso. E quindi gioca regista basso quando non ci sono gli altri due. Avevi qualcosa da chiedere, Andrea? Cioè... Sì, subito dopo. Facciamo la pubblicità, ecco. Bravo. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo e poi non mi dimentico del nuovo... uomo che potrebbe arrivare all'Inter, Fabio Radrizzani, che ovviamente l'ho già segnalato più volte, potrebbe diventare dal Leeds al nuovo proprietario dell'Inter. Ne parliamo però perché abbiamo tante cose da dire, molto più importanti dell'Atalanta e i 70 milioni. Ho imparato anche questa lezione, direttore. Bravo, bravo. Grazie, davvero. Vado. Bentornati allora, siamo sempre qui su riunione di redazione, lo dico sempre Bravo. Con grande piacere, non dimenticatevi il nostro appuntamento pomeridiano ma anche verso sera su Tele Lombardia. Vado ancora da Daniele Mari, perché allora sento Daniele Mari cosa mi dice sulla situazione, poi ti faccio dire anche la tua cosa. Però... No, se siamo sul campo volevo chiedere a Daniele novità su Skriniar, che mi sembra uscito un po' dai radar da tempo. Sì, ormai sì. Guarda Andrea, Skriniar si sta allenando sul campo, ma non con il pallone. E tu mi insegni che quando il giocatore fa solamente parte atletica, il rientro non è così vicino. Lui sente dolore, ha questo problema al nervo sciatico ormai da più di un mese. Io so che i tifosi dell'Inter, che ormai non hanno più in grande simpatia Skriniar, Lo paragonano spesso al famoso problema al ginocchio vero presunto di Mauro Icardi, ma in realtà Skriniar non sta bene, non c'è nessuna finta, ma poi non avrebbe senso, cioè Skriniar potrebbe giocare i quarti di Champions League, che motivo avrebbe di mettersi da parte in questa fase della stagione? Il problema è che Skriniar non sta bene e quindi il recupero, che sembrava un recupero non brevissimo ma neanche così lungo, si sta prolungando e io non solo non credo, anzi sono certo che Skriniar non sarà a disposizione per la partita di domani, ma sono altresì certo che non sarà a disposizione neanche per il ritorno contro il Benfica. Il paradosso da dire è che adesso, se Zang vede che andate bene anche senza Skriniar, ti dice vabbè, ma allora non va sostituito, mettiamo Darmian, c'è Darmian e siamo a posto, scusa. Bene, si può vincere. No, è chiaro che allora, ci sono anche delle congiunture particolari, cioè Skriniar non ha mai saltato una partita, in un anno ha fatto addirittura 38 su 38 credo, quindi è chiaro che esattamente nel momento in cui ha firmato il contratto col Paris Saint Germain è sparito sostanzialmente dal campo, però esistono anche le coincidenze nella vita. Ci sta anche che lui non ha giocato neanche con la nazionale. Daniele, ci sta che stia prendendo tutto il tempo per recuperare bene, non prendere rischi. Ma sai Andrea, un giocatore l'Inter è ai quarti di Champions League con una discreta possibilità di fare le semifinali. Io non credo che un giocatore di calcio poi perda volontariamente questi palcoscenici. No, volontariamente no, però. Del contratto milionario che sai, se fosse solo una questione di campionato potrei anche seguire questa linea complottista, ma l'Inter sta giocando delle partite talmente importanti che io credo, al di là del contratto che tu hai firmato col Paris Saint Germain, che uno abbia anche l'ambizione di giocare partite di questo tipo. Quindi Skriniar non sta bene, molto semplicemente non sta bene, non ha giocato neanche con la nazionale di cui è capitano, quindi Skriniar non è in condizione di giocare al momento. Allora, detto questo, vado dal direttore invece per capire anche lui che sensazioni ha percepito da quello che può essere il nuovo cambio societario all'Inter, cioè con questo arrivo di Andrea Radrizzani, credo, dal Leeds, che potrebbe prendere in mano la situazione e magari cambiare realmente qualcosa con un addio a Zhang, ecco, che lascia e abdica. Fabio. No, ma io leggo spesso anche Daniele che giustamente, no, informa su tutte i rumors, come si suol dire. Io sono molto scettico, ho visto anche che Repubblica ha ripercorso tutto con Vanni, che è molto molto bravo, insomma, però qui nessuno qui si tende a dimenticare chi è l'interlocutore.
Cioè, l'interlocutore Zhang ragiona in maniera molto diversa da come sarebbe logico pensare. E a me pare che la situazione vera sia che quando BC Partners ha affidato a una società di revisione il valore dell'Inter, parlo del 2020 o forse fine 2019, insomma alla fine l'indebitamento del club era tale per cui si era valutato sulla base di un'operazione da 800 milioni di euro che quello che poteva arrivare a Zhang era tra i 50 e i 70 milioni di euro, perché il resto erano tutti indebitamenti. Allora, poniamo pure che la vicenda Milan, per quanto molto difficile da interpretare, no? Perché sul passaggio di proprietà del Milan c'è stata sempre una notevole confusione, diciamo sono stati passaggi decisamente anomali, prima è sbucato il cinese che nessuno sapeva chi fosse, poi ha dato impegno a Elliot, poi Elliot ha rilevato, poi Elliot ha venduto ma non ha venduto ma ha finanziato, insomma è tutta una cosa molto molto poco chiara quello che è avvenuto nel passaggio di proprietà delle azioni del Milan da 5 anni a questa parte. Però se è vero che Milan è stato valutato 1,2 miliardi, bisogna capire rispetto a 2 anni e mezzo fa se l'Inter si è risanato o meno. La risposta purtroppo è no, nel senso che l'Inter ha chiesto, non tanto l'Inter, Zhang, ha chiesto prestiti ad altissimo tasso di interessi, il club continua ad avere passivi di gestione intorno ai 100 milioni di euro l'anno. Quindi io ho la sensazione che Zhang per prendere 200 milioni, 250 milioni, preferisca tenere duro e eventualmente andare verso un esproprio del club. Ricordiamolo, l'Inter non rischia nulla, il problema è chi è il proprietario dell'Inter, cosa rischia perché si è esposto personalmente. E quindi non penso che né Radrizzani né un'offerta, per così dire, normale, valutando l'Inter anche 1 miliardo di euro, sia sufficiente per liquidare Zhang, e quindi se anche qualcuno si interessa poi temo che dalla Cina non arrivino novità. Tra le altre cose tutti facciamo finta di niente, ma Zhang sta suonando con la famosa orchestrina del Titanic, cioè anche oggi è venuto fuori che c'è una richiesta di poter aggredire la proprietà di Zhang Inter, in quanto bene sicuramente interessante, da parte dei creditori di Hong Kong che sono a 270 milioni di euro che non sono stati pagati. Ricordo che Zhang a Hong Kong, Cina, quindi non esattamente in un posto dove si possono raccontare tante balle, ha provato a dire che le firme su quel prestito che lui aveva chiesto non erano sue, e il tribunale gli ha detto ma cosa stai dicendo? E adesso si sta cercando di aggredire i beni al di fuori dalla Cina. Insomma, tutta questa situazione, chiudo, scusate se mi sono dilungato, ma l'argomento è, mi fa pensare che Zhang sia arrivato al punto di non ritorno. Cioè che anche vendere l'Inter per una cifra ragionevole, con l'indebitamento che lui ha e con la valorizzazione del club, non lo possa portare molto distante. E quindi forse preferisce giocarsi il tutto per tutto tra un anno, vedendo se può di nuovo rinnovare il prestito del prestito oppure no. Io vedo, mi auguro di sbagliare, vedo Zhang che rimane in sella fino all'ultimo giorno quando qualcuno gli sfida l'Inter dalle mani e le consegna poi a qualche cordata seria. Questa è la mia impressione. Scusa Fabio, ma se viene accolta la richiesta dei creditori di Hong Kong, cosa succede nel pratico? Se possono aggredire l'Inter, cosa prendono? No, è che vanno da Zhang e gli dicono questi soldi, i creditori a questo punto rilevano la proprietà dell'Inter, la maggioranza delle azioni, però quello che è, a parziale recupero dei denari che tu devi. Però cioè, tecnicamente lui... l'Inter... No, ma l'Inter è impegno, quindi non possono credere nulla, perché l'Inter non è, di fatto al momento non è, formalmente di proprietà della famiglia Zhang, ma è impegno. Esatto. Quindi non rientra tra i beni aggredibili di Zhang. Però è un pegno che ha un valore. Intendo dire che se tutti noi siamo d'accordo nel dire che l'Inter, comunque la società Inter ha un certo valore e Zhang risulta proprietario della società Inter, dice però la società Inter è piena di debiti, certo, ma i debiti della società Inter, per quanto possano essere elevati, sono inferiori al valore della società.
Ecco perché dico, sì, io ho una proprietà che ho dato impegno, benissimo, valorizziamo tutto questo e vediamo se il valore che tu hai dato impegno è superiore, e lo è fortunatamente, ai debiti che tu hai contratto, intanto io prendo quella. Ma non è... dovrebbero comunque fare i conti con Oktree. Esatto, non è... Perché tutte le azioni, tutto il 68% che è in capo a Suning è nel pacchetto che è stato dato impegno a Oktree per il prestito da 275 milioni, che tra l'altro diventeranno 350 da ripagare con gli interessi a maggio 2024. Io credo che stia suonando la campana per la gestione Zhang dell'Inter, e mi aspetto che queste voci diventino molto più forti a stagione sportiva finita, perché sia l'eventuale cessione del club, sia l'eventuale tentativo disperato di rifinanziare il debito che lui ha con Oktree, non sono cose che possono avvenire a febbraio 2024 con la scadenza a maggio, tanto per capirci. Devono avvenire prima, e prima significa nel corso dell'estate. Quindi se esce fuori un compratore credibile, che può essere Investcorp, tra l'altro l'agenzia Bloomberg, ieri molti si sono concentrati, giustamente il titolo era su Radrizzani, quindi molti si sono concentrati su Radrizzani, ma l'agenzia Bloomberg ha confermato che le fonti, Bloomberg è l'agenzia di riferimento della famiglia Zhang, quando Suning vuole far trapelare qualcosa lo fa attraverso Bloomberg o attraverso Reuters. Sono le due agenzie di riferimento della famiglia Zhang, e la Bloomberg ieri ha parlato di conferme sull'interesse di Investcorp. Quindi al di là del nome dell'eventuale compratore, perché poi le cifre che sono state fatte, se sono cifre che riguardano l'equity, cioè la parte che prescinde dai debiti, siamo più o meno lì sul miliardo, miliardo e 50, qualcosa di più. Quindi più o meno le cifre sono quelle, perché poi dovrebbero rilevare i 425 milioni del bond, ma io credo che se qualcosa deve succedere, e io credo che debba succedere qualcosa, succederà molto prima di maggio 2024, perché le voci sulle difficoltà di Zhang nel trovare qualcuno che gli consenta di rifinanziare quel debito a partire da Oktree, che già ha tassi al 12%, quindi voi immaginate rifinanziare un debito che già paghi al 12% con i tassi attuali, francamente, dando impegno cosa? Non ha più nulla da dare impegno Zhang. Quindi, francamente, mi riesce difficile che lui riesca a ottenere un rifinanziamento. E quindi, ripeto, io mi aspetto che nei prossimi mesi queste voci diventino sempre più forti, perché rispetto a prima c'è una scadenza che non è più... Prima si diceva 2019, nel 2024 poi si vedrà. Adesso il 2024 è domani. E quindi io credo che qualcosa andrà a succedere da qui a qualche mese. Ci dobbiamo fermare nuovamente, ma rientro, parliamo di Milan. Milan turnover contro una squadra temibile come il Bologna, domani alle 15, la prima partita del pomeriggio. State con noi. Bentornati alla riunione di redazione. Allora, Andrea, Milan, sì. Bologna-Milan, scusami, stadio Dall'Ara, Bologna in grande forma. Thiago Motta è il più bravo allenatore in questo momento in Serie A, arriva al Milan turnover. Non è turnover, è turnover scritto maiuscolo, sottolineato. Vedi? Basti pensare che gioca soltanto Maignan come titolare e i 10 giocatori di movimento sono tutte riserve. Una scelta che io fatico a ricordare, giocherà Florenzi sulla destra, Balotelli sulla sinistra, in particolare quest'ultimo non è che dia grandi garanzie, anche se con l'Empoli aveva fatto bene, aveva pure segnato. Ciao e Calulu in mezzo, e questo può andare bene. Se però guardiamo da centrocampo in su, è un Milan inedito. Pobega, Vranks a centrocampo. Vranks l'ultima partita l'ha fatta a metà gennaio, 4 minuti di gioco. Mancherà l'impostazione di Bennacer. Saelemaekers sulla destra. De Ketelaere torna a titolare dopo tanto tempo. E poi i due che insieme non ne fanno uno, Origi e Rebic là davanti. Ma è il caso? Secondo me no, così tanto turnover no, basterebbe aggiungere un paio di titolari e ci sarebbe una forma anche diversa. Anche perché, se posso aggiungere, intanto bisogna capire il Napoli con chi gioca domani, no? Con quali titolari. Beh, anche Spalletti in conferenza ha fatto capire che farà tanto turnover, Poi loro hanno Napoli di Verona. È la fregatura che il Milan, a differenza dell'Inter che fa 3 partite in 8 giorni, ne fa 3 in 6 giorni, 2 giorni meno comunque non sono pochi.
Però sai, la cosa che mi fa molto strano, che il turnover del Napoli è anche comprensibile. Il Napoli, certo, secondo me vincerebbe lo scudetto anche se smettesse proprio di scendere in campo. Quindi, mentre Inter e Milan si sono talmente complicate la vita che francamente c'è poco da andare a scherzare contro Monza, Bologna, Salernitana o chi che sia. È una scelta. Questo mi sorprende molto. Cioè, questo è veramente mettere la squadra B. Per cui sarebbe particolarmente strano. Ma poi non succede, Ma se succede? Ma se 19 ci ridanno i punti, guarda che rischiano seriamente tutte e due. Almeno una delle due è praticamente tagliata fuori, secondo me, se ci ridanno i punti. Se la Juve è senza penalizzazione, la Lazio secondo me non la prendi più. Esatto. Non la prendono più. Rimane un posto. Con anche la Roma in mezzo. E non succede, ma se succede che il Milan passa al girone e deve fare anche le semifinali, queste scelte poi le fa ancora in altre due o tre partite e hai voglia non lì so, arrivare il direttore, a me sembra un rischio senza senso, però. No, io trovo che il Milan io lo trovo un errore, e in più trovo che Milan giochi davanti con tre Correa contemporaneamente, no? Cioè, quando noi parliamo di Correa con l'Inter, diciamo questo giocatore che sembra sempre un po' poco determinato, poco cattivo, un po' rassegnato. E purtroppo, per ragioni diverse, Origi, De Ketelaere e Rebic, in tutte le volte che abbiamo visto, hanno un comune denominatore, cioè che giocano partite senza grinta, senza determinazione, che sembrano essere sempre lì che stanno facendo un amichevole. Quindi tu davanti, contemporaneamente schieri, tre, non voglio dire svogliati, ma poco determinati. E quello buono è solo Saelemaekers, che anche lui, diciamo, non è proprio un fenomeno. Ecco, diventa un po' complicato pensare di portare a casa le penne da Bologna, anche Bologna ha i suoi problemi. Io almeno in partenza un attaccante di riferimento l'avrei messo. Non riesco a capire per quale motivo Leao, che è molto giovane, che non possa giocare 45 minuti, 50 minuti, 60 minuti. Non lo so. Ecco, poi lo dicevamo prima anche in collegamento su YouTube, a giugno capiremo se la scelta di domani è stata una scelta saggia o una follia. Io personalmente non avrei fatto un turnover così folle, assolutamente. Credo che l'Inter non lo faccia. È vero che l'Inter è meno angosciata, però vaglielo a spiegare a Daniele Mari e agli interisti che tanto tutto va bene mercoledì, si può giocare con le riserve. Gioca Correa domani, dottore. Gioca Correa domani. Beh, però se giochi però Correa è tollerabile, ma con chi gioca con Correa, Daniele? Lukaku. Hai capito? Che è quello più in forma probabilmente. Ma l'Inter infatti domani fa un turnover limitato, nel senso ne cambia 3-4 come sta facendo sostanzialmente in ogni partita, anche perché poi l'Inter ha il ritorno anche di Coppa Italia contro la Juventus, quindi però non 10. Il Milan mette proprio la squadra B se è quella la formazione, mi sorprenderebbe alquanto. Basterebbe mettere Messias sulla destra, sposti Saelemaekers sulla sinistra, fai giocare Rebic, ti togli di mezzo Origi, oppure fai giocare un centrocampista titolare, a quel punto Pobega lo metti sulla tre quarti, De Ketelaere lo fai giocare sulla destra, ti togli di mezzo comunque Origi perché gioca Rebic. Cioè, giocare con Origi e Rebic oggi rischi davvero di partire in 9. Paradosso? Che poi se le cose al 60° non vanno bene, devi rimediare. Li devi mettere. E li devi mettere in una gara vera. Cioè, in una gara dove poi bisogna andare a lottare, a fare contrasti, a fare a botte. Cioè, e dove è paradossalmente più facile farsi male, capito? Quindi non so, io la vedo veramente una follia. Cioè, l'unica che fa bene a farlo è il Napoli, perché tanto il campionato è onestamente è un po' il Napoli poteva farlo anche più massiccio nella partita precedente. Sì, ma non è neanche detto che ha poi senso che abbia il giocato. Il Napoli ha fatto giocare pressoché i migliori con Lecce, ha vinto, non giocando benissimo, ma poi ha avuto anche la prestazione contro il Milan. Non è che se li fai riposare poi allora hai la certezza che giochino però, a me sembra sta roba anche un po' in maniera splendente. Una roba un po' psicologica nel pensare che se uno ne salta una gara, allora quello dopo andrà a 300 all'ora. Però è vero che il caso del Milan, Matteo, è molto anomalo, tre partite in 6 giorni. Mercoledì, sabato, martedì. No, dai, ancora col calendario. No, beh, calendario, dice, Matteo, è un dato di fatto. È fitto, fitto. Tre partite in 6 giorni è una cosa molto anomala. Capirei il far riposare, per esempio, Theo Hernandez, uno dei due esterni bassi. Calulu e Ciao sono sostanzialmente due pseudo titolari. Però magari uno tra Tonali e Bennacer a centrocampo.
confermare Krunic, che comunque sta giocando ultimamente, inizialmente giocava poco, e poi comunque non rinuncerei mai a Leao, perché poi è vero che se poi tu è vero che il Bologna ha anche le sue difficoltà, perché ha fuori Orsolini e Soriano, Arnautovic anche out, però vai su un campo comunque di una squadra che è particolarmente in forma, quindi se poi sei costretto a recuperare il punteggio devi farli entrare in una gara contro una squadra che, ripeto, in questo momento sta andando a mille. Sì, no, vabbè. Sono molto ben organizzato. Ma anche te, adesso. Io firmerei per il pari. Addirittura? Con questa formazione firmo sicuramente per il pari. Il problema è che il pari a livello di classifica ti serve? Non lo so. Lo scoprirai soltanto martedì sera. Nel senso che è chiaro che se Napoli ti butta fuori dici meglio un punto che niente. È un rischio enorme. Poi quando dicono le squadre inglesi non fanno tutto questo turnover anche se hanno impegni, e poi tra parentesi Milan non è che c'è stato un cattivone che ha messo 3 partite in 6 giorni, il sorteggio è andato così, lo dovevi mettere in preventivo. Questa paura però di Pioli, cioè a me fa pensare quasi che Pioli stia dicendo: io se anche non arrivo tra i primi 4 pace, esatto, però voglio giocarmi tutto per arrivare almeno in semifinale. Io dramma. Credo che possa andare in semifinale e magari anche andare in finale, che mi sembra un calcolo molto spericolato e molto rischioso. Beh, a livello economico è un calcolo che non torna, poi a livello sportivo... Beh, questo non lo so, perché qui devi calcolare tutto quello che tu potresti incassare dalle 2 semifinali, i diritti televisivi che prendi, no, il fatto che se vai comunque in Europa League prendi anche dei soldi lì, cioè non credo che il delta per Inter e Milan, una volta che arrivano in semifinale, nelle due gestioni sia così diverso, eh? Cioè l'Inter, facciamo l'esempio dell'Inter che l'anno scorso è uscita agli ottavi, credo che abbia portato a casa, poi Daniele è più attento di me, avrà portato a casa 40 milioni l'anno scorso, e beh quest'anno secondo me l'Inter se va in semifinale ne porta a casa 80, cioè si paga anche l'anno prossimo in qualche modo. Il passaggio alle semifinali è 12,5. Se vanno in finale sostanzialmente raddoppiano gli introiti Champions dello scorso anno, senza considerare quasi, ma adesso euro più euro meno. Senza considerare chiaramente l'indotto delle 2 partite in casa, che ovviamente sono sempre tra gli 7-8 milioni di euro, quindi sarebbero 16 milioni solamente dalle 2 partite in casa dal botteghino. Quindi è chiaro che la finale di Champions League, però il ragionamento di Matteo è il ragionamento che fa ogni dirigente, cioè non partecipare alla Champions dell'anno prossimo ha tutta una serie di implicazioni che vanno dal lato economico, praticamente se fai l'Europa League guadagni meno di un quarto rispetto alla Champions, perdi le posizioni nel ranking UEFA, quindi poi quando torni in Champions perdi sicuramente la seconda fascia, e quindi è chiaro che il quarto posto, io credo che Milan e Inter abbiano sottovalutato il fatto che a forza di gigioneggiare in campionato e poi alla fine ti sei fatto risucchiare, quindi pensavano di andare magari per inerzia. Poi quando hanno penalizzato la Juve, ok, non puoi lottare più per lo scudetto, non puoi arrivare secondo, però magari arrivi terzo e quarto, arrivi comunque. Invece la situazione si è complicata e adesso francamente mancano 9 partite alla fine del campionato. Se perdi 2 punti, poi diventa complicato. Insomma è un discorso concreto. Tanto comunque... Napoli convocato Osimhen recuperato. Beh, c'era, stai ragionando. Dovrebbe giocare Raspadori e magari fa gli ultimi 20 minuti. Dall'Ole è piaciuta la trasmissione? No, però è stata molto bella, soprattutto quando parla lei, quando parla Daniele, quando parlano i miei ospiti. Io è stato un piacere essere qui così di passaggio e No, scherzo. È stato bello stare insieme. È pronto per andare al matrimonio, sì. Sì, adesso corro al matrimonio e vuole che la invito? Auguri, Maurizio. La porto? Si sposa finalmente lei, Dallò. Sì. Perché Dallò è libero, se dovesse interessare a qualche telespettatrice. No, io gioco esterno destro, non sono libero. Grazie, direttore, è stata una meraviglia averla con noi. Grazie agli ospiti che continuano. Sì. Ciao, Daniele. Grazie a voi. Ciao, Il tuo stanzino è buio ma bello. Ciao, grazie.